Buongiorno. Bene, Ferragosto è passato, si rientra dalle ferie, bisogna fare un pasto adeguato per rimetterci in forma, che ci dà una bella carica perché fa ancora molto caldo e ci permette di rimetterci abbastanza in forma. Quindi oggi per il mio pranzo ho deciso di fare, avevo un bel pezzetto di panicolo, allora il panicolo è il diaframma praticamente. Eccolo qua, ho un pezzo di panicolo. Paio detti di panicolo, ho là, sangue e ci faremo una tartare. Allora, il panicolo è ricco di sangue, quindi fa anche molto bene, ma è anche molto tenero e saporito. Quindi adesso andiamo a preparare questa bella tartare. Abbiamo i funghi champignon, qualche pomodorino, la rucola, insomma tutti ingredienti che ci fanno bene. Quindi prendiamo subito i funghi champignon. E facciamo un carpaccio. Quindi oggi andavo di corsa, ho preso già tutto affettato, così facciamo presto presto. Prendiamo un piatto, ciao Liza, e cominciamo a condire i nostri funghetti, ok? Quindi ci mettiamo olio extravergine d'oliva, ok? Mettiamo un po' di scorza. Che dà sempre tanto profumo, le nostre zeste di limone, e poi metteremo anche il zucchero, un po' di prezzemolo, un po' di sale e un pochino di pepe, e avremo condito per benino anche i nostri funghi. Ok, prendiamo un altro recipiente. Ciao Rosanna, ciao, sei gentilissima. Questo è un piattino per noi, eh? E prendiamo il nostro panicolo. Lo prendiamo, diciamo un paio d'etti a persona vanno bene. E lo tagliamo a coltello. Non deve essere molto freddo, quindi tiratelo un pochino fuori prima dal frigorifero. In questo modo ha una temperatura adatta per la nostra tartare. Ora, se non avete di stanchezza con i coltelli, fatevela preparare dal vostro macellaio, ok? Mi raccomando, non vi avventurate con i coltelli se non ne avete di stanchezza. È una cosa importante questa, eh? Fatevela battere a coltello, è importante, non macinata. Moreno, ciao, grazie Moreno, anche a te. Perché la macinatura andrebbe a bruciare quelli che sono i tessuti della vostra carne e quindi si perde. Benissimo, l'abbiamo battuta. Avete visto, ci abbiamo messo poco poco, eh? Togliamo il coltello, una pulitina. Ciao Anthony, buongiorno anche a te. Ok, mettiamo la nostra scorza di limone anche qui. Io sto utilizzando dei funghi champignon, però chiaro, se avete a disposizione degli ovuli, dei porcini, adesso con l'autunno è la stagione e potete fare un carpaccio con ovuli e porcini, ve lo consiglio vivamente. Qua. Adesso diamo un pochino di olio. Ok. Mettiamo anche il succo del limone, sia sui funghi che sulla carne. Cerchiamo di utilizzare i nostri limoni, mi raccomando, che in commercio purtroppo
trova di tutto. Utilizziamo i nostri prodotti, aiutiamo i nostri agricoltori. Un pochino di sale, un pochino di pepe. Ok, una spezzatina di pepe, piace molto, e andiamo a condire la nostra carne e la lasciamo lì. Poi io ho usato il panicolo. Potete utilizzare un altro taglio di carne, poi fatevi comunque del filetto, un taglio adatto, il vostro macellaio vi saprà consigliarvi. Ecco qua. Benissimo. Adesso la lasciamo da parte. Po' di sale anche sui nostri funghetti. Adesso prendiamo un po' di prezzemolo e ci andiamo a mettere anche del prezzemolo. Prendiamo il nostro prezzemolino. Un po' di prezzemolo fresco. Ci mettiamo anche un pochino di prezzemolo. Vedete, la preparazione è molto veloce, eh? Con il caldo, mangiare un qualcosa di comunque a temperatura ambiente sicuramente è l'ideale. Quindi abbiamo messo un pochino sui funghi, un po' sulla nostra tartare. Qui. Ecco amo il prezzemolo, mi chiamano prezzemolina, prezzemolo e basilico. Allora, Michael, un attimo che metto gli occhiali. Buongiorno anche a te. Poi dopo traduco e ti rispondo, ok? Benissimo. Quindi funghi, carne, un po' di pepe anche qui. Ok. Perfetto. Prendiamo il nostro piatto. Eccolo qua. Un bel piatto. Ci mettiamo un po' di rucola, ricordatevi che la rucola contiene molto ferro, quindi è buona, va bene. Utilizziamo la rucola e poi si abbina molto bene con quello, con il nostro piatto. Quindi abbiamo messo la rucola, un pochino di rucola, posizioniamo la nostra carne nel nostro coppapasta. Eccolo qua. Con il cucchiaio andiamo a coppare per benino in questo modo. Bene. E la compattiamo. Ok? Ciao Adolfo. Buona giornata anche a te. Ok. Abbiamo posizionato la nostra carne e l'abbiamo compattata. Adesso ci mettiamo anche i funghi. Li mettiamo sopra un po'. Ok. Prendiamo qualche pomodorino, perché no? È stagione. Ci mettiamo un po' di pomodorini. Prepariamo un bel piattino,
bello colorato, così va bene anche alla vista. Quando una cosa è bella, la mangiamo sicuramente con più piacere. La preparazione è abbastanza veloce. Abbiamo messo i nostri pomodorini, metteremo qualche fogliettina Rosanna. Grazie Rosanna, sei molto gentile. Ok, prendiamo un po' di basilico, io adoro il basilico, lo metterei dappertutto. Infatti lo metto dappertutto. Mettiamo un po' di basilico, così viene bello profumato il nostro piatto. Poi magari faremo anche una tartare di pesce. Adesso vediamo. Mi piace tantissimo le noci, mettiamo anche un pochino di noci, così facciamo veramente un piatto regale, eh? Questo è un gran bel piatto. Ok, terminiamo con i nostri funghetti, vediamo di metterli. Anche qualche scaglietta di grana, non ci facciamo mancare nulla oggi, eh? Ma proprio nulla nulla. Abbiamo fatto veramente un gran bel piatto. Ok, possiamo metterci qualche scaglietta di grana. Direi che il nostro piatto è pronto. Un pochino di olio e siamo a posto. Grana, parmigiano 30 mesi, quello che avete. Ecco. Direi che poi posso andare dopo anche ad allenarmi tranquillamente con questo piatto. Ok, togliamo il nostro coppapasta. Ecco qua. Bene, un filino di olio, sempre extravergine. E direi proprio che il nostro piatto è pronto. Quindi io adesso vado a mangiare, vi do un bacio, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao Albert, ciao Alberto, Albert, ok, perfetto. Bene Albert, bene, questo è il mio pranzo e dopo dovrò allenarmi davvero tanto. Grazie a tutti, ciao, alla prossima ricetta.